Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Scopriamo le creazioni in resina. Come potete vedere sono un bel po' e adesso le andiamo a vedere insieme. Ok, allora partiamo da, non so, partiamo da questi due fiocchettini qua, dai. Nero, nero, nero. Oh santi nomi, eh. Wow, sì, volevo fare qualcosa di un po' più dark. Quasi si è sbruffato un attimo, però vabbè. Oh, bello. Poi lo sistemo. Belli, mi piacciono. Sempre fiocchetti, fiocchettini, anche questi neri. Wow, ma opaco è fantastico. Guarda che bello opaco. Questo è lucido e questo è opaco. Bello. Mi piace opaco. Cavolo. Ha veramente qualcosa di ancora più dark l'opaco. Ah, questi qua piccolini. Vediamo. Sì, dai. Oddio, non è il massimo, però. Vedi, questo si è rotto. Niente. Vediamo questo. Ah, questo è carino, dai. Questo è uscito carino. Piccoli, piccoli. Questo si è rotto. Perché non entra bene nelle fessure? Perché sono talmente piccoli i buchini qua, i fiocchi, sono talmente piccoli che si rompono. Sì, dai, oddio, non sono il massimo, eh. Non si vede neanche questo, talmente piccolo. Questi mi piacciono, questi sono carini fatti in questo modo. Questi mi piacciono. E poi c'è l'ultimo. No, vabbè. No, proprio no. Allora, questo e questo rotto sono da buttare. Questi ancora vanno bene. Ok, poi altri fiocchi, questo rosa molto antico, bellino però. Sì, dai. Bello, mi piace. Poi un altro fiocco, sempre con rosa antico. No, mi dispiace. Questa palla gelato. Wow, sembra lampone, color gelato al lampone. Buono. Sì, gelato al lampone, buono. Sempre cioccolato. Bello anche questo. Sì. Ci piace. Poi altro fiocco nero gigante. Mamma ragazzi, cioè no, questo è fantastico. Ho colorato la resina con lo smalto nero, cioè è fantastico questo fiocco. A parte che mi piace tantissimo la forma, proprio bello 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 bello. Poi quest'altro fiocco, rosa antico sbrilluccicoso. C'è questa macchietta qua sopra, ma. Si sarà finito qualcosa dentro. Bello però, mi piace. Scusate un po' di raffreddore stamattina. Poi un cuore. Ah no, allora passiamo al color biscotto. Ieri ho riprovato a rifarlo. Ce n'è voluta un po', eh.
Cioè, non è che arriva subito sto cavolo di color biscotto, però fantastico, veramente, veramente bello. Alla fine sono riuscita a ottenerlo, ci ho messo un po', però bello. Sono proprio contenta di come mi è uscito. Ok, altri color biscotti. Eccoli qua, il cuore. Questo si è un po' perché avevo quasi finito il colore. Allora gli ho aggiunto la resina ed è più chiaro di questo. Però è bello lo stesso, cioè nel senso l'idea del color biscotto c'è comunque. Questo era uno stampino che ho fatto io al tempo. Sì, lo so, devo fare ancora il video degli stampini, prima o poi arrivo, eh. E bello anche questo, sì, adesso devo limarlo un attimo, sistemarlo, però come idea c'è. Questo è il cookie, bello, è chiaro come questo. Anche qua mi era quasi finito il colore, gli ho aggiunto la resina. È un po' più chiaro, poi lo limerò tutto e sistemo. Questo è il mio stampo, sì, non è bello come questo. Perché questo è dello stampino proprio, per cui viene perfetto. Mentre questo è dello stampino di questi qua che ho fatto io. Per cui ovviamente non è così perfetto, però può andare alla fine, dai. Non siamo troppo pignoli. Poi questo che è il cookies rettangolare. Bello, mi piace. Anche qua è un attimo da limare in giro. La stella biscotto, bellina, e infine il biscotto del gelato, bella. Scusatemi, questo. Poi, un po' di verde. Wow, bello. Ma voi lo vedete più sull'azzurro, però sì, perché volevo fare il color turquoise, sapete che avevo la fissa ultimamente, però mi è uscito questo verdino molto pastelloso, è bello, mi piace. Ho fatto anche questo fiocco, bello, mi piace. E ho fatto questo cioccolato. Bello, piace. Poi ho fatto i cioccolatini, allora due verdi scuro, due color vaniglia e due color rosa. Vediamo questi verdini belli. Praticamente questo era il colore principale che avevo fatto. Poi l'ho schiarito ed è diventato questo. Bello. Mi piacciono tutti quanti, cioè mi piace sia questo più scuro che questo più chiaro. Vediamo il rosa pastello. Ci sono venuti su qualche macchiolina qua e là, però alla fine sono belli. Mi piacciono. E poi due color vaniglia, partono le campane, bene. 7 e mezza, sono anche lunghe queste. Color vaniglia. Proviamo a spegnere. Ok, guarda, mi si vede bene. Ci avete ragione quasi. Olè. Allora, color pastello. Rosa, rosa pastello. Un verdino. Sono proprio veritieri, così come li state vedendo adesso, è proprio il colore giusto. E il color vaniglia che mi piace tantissimo come mi è uscito. Gli ho aggiunto un goccino, ma proprio un goccino di smalto giallo. Poi gli ho aggiunto il bianco e guarda che bello, belli, mi piacciono. Poi ho fatto le solite mie stelline nere. Wow, sul nero non si vede nulla. Ah, vedi, adesso si vedono. Le mie stelline nere, wow! Sì, credo che farò proprio una cover dark. Non so come me la inventerò, però. Carine, stelline tutte nere.
Carine sti linee nere. Wow, guarda che bella. Bella stilina nera. E poi ho fatto un po' di rosso. Aspetta, tiriamo via prima questo qua, la Torre Eiffel. Con questi stampini c'è sempre da lottare. Wow, cioè no, fantastica la Torre Eiffel. Bella Torre Eiffel. Poi la farfalla rossa. Adesso vi spiego perché ho fatto tutto questo rosso, eh. Bella sbriluccicosa dorata. Anche la rosellina sbriluccicosa dorata. Bella. Piace questo rosso, questo cuore rosso sbriluccicoso. Wow. E poi veniamo a noi. Allora, praticamente io voglio fare una cover. Non guardate questa che ha il bordo verdino. Ne sto aspettando una che arriverà non so quando, col bordo azzurro, perché voglio farci la cover dedicata ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora, io ho fatto questa tazza in fimo. L'ho fatta tutta in fimo, poi ho preso gli adesivi che avevo ordinato già da un bel po' di tempo, delle sagome di Alice nel Paese delle Meraviglie, gliel'ho messe su, ho fatto la tazza, l'ho cotta, gli ho messo gli adesivi delle sagome e sopra, come potete vedere, sbrilluccica perché gli ho passato la resina. A me piace tantissimo questa tazza, come mi è uscita, come l'ho fatta. Sì, magari ci sono delle imperfezioni, però l'idea c'è. Mi piace un sacco e praticamente niente verrebbe qua, sulla cover. Poi ho fatto, sempre per Alice, per la cover di Alice, questi due biscottini, Eat Me e Try Me. Anche questi verranno posizionati sulla cover. E poi ho fatto anche due carte, picche e cuori, anche questi verranno posizionati, adesso non so bene dove, ma verranno posizionati. E poi ho fatto le roselline dello stampo che avevo preso, che avete visto in un paio di video fa. Allora, vediamo come sono uscite le roselline. No, vabbè, ragazzi, è bellissima. Secondo me qua è meglio accesa, anche perché c'è i brillantini, sbrilluccica. Belle, belle, belle. Anche questa, guarda che bella. No, su stampino, dai, alla fine è valsa la pena di averlo preso. Sì, questa media non è il massimo, però questa grande è fantastica. Allora, praticamente cosa voglio fare? Riprendiamo la nostra cover. Voglio metterci un paio di roselline. Sì, magari qui così, così, mischiati così. E poi niente, mi mancherebbe solo l'orologio e una chiave. Però vabbè, le chiavi ce le ho. Come charm ce li ho, l'orologio mi sembra anche di averlo. Io direi che viene fuori una bella cover dedicata ad Alice. Che dite? È una bella idea? Qui poi giocherò con, mettiamo meglio qua, mettiamo meglio là. Bella, mi piace. Wow, la vorrei io questa cover, però non ho il telefono, non ho l'iPhone 6. Va bene ragazzi, vi saluto con la mia ultima creazioncina fatta in fimo e alla prossima, ciao!